giorno oggi Siracusa, ho appena raccolto anche tutta la immondizia, lasciando tutto più pulito di prima. La prima cosa che farò oggi è visitare questo parco, che è il parco archeologico della Neapolis. Questa davanti a me è immensa. Il Parco archeologico della Neapolis è un'area naturale ricca di reperti appartenenti a più epoche della storia siracusana, una delle zone archeologiche più importanti della Sicilia. Svariate sono le opere monumentali, ne cito alcune: le grandi cavità scavate nella roccia, come l'orecchio di Dionisio, la grotta dei Cordari, la grotta del San Nitro, la necropoli, l'anfiteatro romano, il teatro greco. Sono venuto a vedere il teatro greco. Stavo entrando dalla parte sottostante all'anfiteatro, mi hanno detto addirittura di andare via, senza parole. Sono assolutamente deluso di questa situazione, ho pagato un biglietto abbastanza salato, 16,50 euro, ma l'ho pagato volentieri per vedere soprattutto il teatro greco, che comunque è tutto coperto. In una situazione del genere io penso che il biglietto lo si dovrebbe ridurre almeno della metà, o perlomeno avvisare e dire che il teatro in questo momento è in queste condizioni. Se si guarda solo al profitto non si va da nessuna parte. Continuano a far entrare persone senza dire niente. Guardate, qui entrano migliaia di persone al giorno. Può andare al Museo Palozzi e ci sono gli uffici del parco archeologico. Se no lì può fare una recensione. Alla fine mi hanno intimato più volte di smettere di riprendere, sono stato minacciato e quasi malmenato,
per aver denunciato il fatto. Non so se ho esagerato con le lamentele, magari dovevo stare zitto ed andare via senza parlare. Ma immaginate per esempio un appassionato di Ferrari che parte da casa per andare a vedere la presentazione dell'ultimo modello e si trova l'auto coperta da un telo bianco. L'auto è lì, si intravede la forma, niente di più. Secondo voi questa persona andrebbe via contenta senza dire niente? Ok, chiusa polemica. Eureka! Qui c'è una bella visuale su Siracusa. La mia intenzione oggi era quella di fare il mio fine tappa nei pressi di una zona dal curioso nome, Faro di Capomurro di Porco. Ma sono andato via da Siracusa un po' prima del previsto, è molto presto, quindi ho deciso di pedalare ancora per un po'. In ogni caso la curiosità mi ha spinto ad andare a vedere come sarebbe stata la zona da me scelta per accamparmi. Mi fermo. Buon appetito. Mi è andata bene, mi ero fermato in quel bar così senza pretese, alla fine cucinavano anche, era una coppia di simpatici anziani signori e quelle semplici pietanze che ho preso in ogni caso sono costate, compreso l'acqua, 8 euro. Ho visto che a 20 km da qui c'è un camping, arriverò lì sperando che è aperto. Respira. Sono arrivata al camping praticamente a domani, ma mi ha fatto entrare. Questo è il mio spazio.
Per fortuna mi sono portato la presa apposita con me. Lì ci sono i bagni. Oggi è il mio terzo giorno in Sicilia e praticamente è ora di lavare i vestiti. A un passo da qui c'è un incendio. Questo posto per montare la tenda mi è costato 15 euro. Ormai, ragazzi, è diventato purtroppo uno standard. Ci sono paesi all'estero che stanno più avanti di noi, che stanno anche meglio, che i campeggi costano la metà. Mi è capitato di trovare anche parecchi B&B e ostelli che costano praticamente lo stesso prezzo. La differenza è che non devo montarmi la tenda. Doccia fatta e vestiti lavati.